Ho avvistato e imprigionato la Serbian Dancing Lady su GTA 5. È stato molto bello perché l'ho incontrata in questo posto dove c'erano dei misteri. E poi dopo però ho notato che lei mi seguiva. E qui ho capito come imprigionarla. Prima di vedere il video iscrivetevi e lasciate like e commentate quanto fa 2 più 2. Ragazzi, come vedete sono in giro qua perché sto andando in un posto molto speciale su GTA, che è il faro. E qui è stata avvistata la Serbian Dancing Lady. Quindi adesso vado e la avvisto anch'io perché io la voglio vedere. Si fermi, signore, col trattore. Io non sono qui ad aspettare lei. Io devo andare a vedere la Serbian Dancing Lady, raga. Porca vacca. Vediamo cosa hai in mente di fare stavolta. Io vi ricordo che ci sono tutti gli altri video sulla Serbian Dancing Lady qua su GTA, ovviamente. E, oh mio Dio, eccola qua. Porca puzzarda! Prima di tutto, che paura questa dannata casa. Guardate qua. È completamente fuori di Capulco. Cioè, di testa. Non so cosa ho detto. Penso di aver detto una parolaccia in una lingua che non conosco, scusatemi. Comunque, guardate che brutta che è, come al solito. Allora, vediamo di zoomare col fucile, col cecchino da mirino. No, sta ammazzando qualcuno! E perché il tizio ha tipo uno spaventapasseri in giardino? Ha fatto una brutta mossa di ammazzamento. Raga, io vi ricordo, che per chi non se lo ricordasse, che questa qua è tipo uscita da un obitorio, che è tipo una... praticamente dove rinchiudono i morti in ospedale, no? E perché si vede proprio che ha dei segni sul collo dell'operazione. Poi è morta perché non ha gli occhi. Cioè, purtroppo è così, no? Vabbè, andiamo più vicino. No, però senza farci vedere da lei perché... no, ho paura. Vabbè, mettiamoci qua così almeno. Tecnicamente non ci dovrebbe vedere, no? Vedete? È lì dietro. Porca puzzarda, cosa sta facendo? Ok, vediamo. Ok, mi sa che stava... vabbè, prendiamo questo trattore così almeno... ce ne andiamo e la seguiamo anche. Ma cosa stiamo facendo, raga? Ma vi rendete conto che io sto su un trattore, sto seguendo la Dancing Lady su un trattore? Non ha alcun senso. Ma poi è troppo lento. Dove sta andando? Porca puzzarda, dove sta andando adesso? Non andare troppo lontano. È caduta in acqua. Ma raga, ma è demente. Cioè, scusate, adesso non volevo usare questa frase che è veramente poco politically correct. Ma comunque è un pochino strana. Cioè ha un po' di difficoltà, no? Diciamo così. Ma basta cadere! Pure io allora sono come lei. Madonna, con questo trattore non si può fare altrimenti. Vabbè, vediamo dove vuole andare, perché qua io sono un po' curioso di sapere. Probabilmente andrà al faro, perché la vedo esattamente. Sì, vabbè, ma dai, ma guardate, ma... cioè, ma questa non è la Serbian Dancing Lady, però. È una deficiente. O no? Cioè, la Serbian Dancing Lady va bene che è un pochino... paurosa, eccetera, ma questa qua è solo deficiente e basta. Non ci si può dire nient'altro. Vabbè, andiamo più qua. Però sali. Ok, grazie, signore della FIB. Perché io vi ricordo che in tutto ciò sono un agente che dovrebbe spiare la Serbian Dancing Lady. E in effetti lo sto facendo. Cosa vuole fare qui, Cosa in mente? No, non vai via. Ok. Allora, vediamo un attimo di trovare un attimo dove caspita è finita, perché mo l'ho persa di nuovo. Eccola qua, era sparita per un secondo. Raga, sta facendo le sue mosse da gangster da Armaranza, raga, la vedete? Perché mi sa che è arrabbiata per qualcosa. Non so perché, e io ho un coltello in mano, sono più inquietante di lei. Vabbè, prendo la pistola degli alieni per sicurezza, perché sennò magari ha paura di questa cosa. Facciamo così, mi sembra che lei stia un attimo fuori di testa. Quindi adesso noi ce ne andiamo e vediamo se mi segue. Perché tecnicamente qui al faro, oltre che aspettare, non si può fare niente. Ho usato la pistola quando non dovevo. Niente, lei sta facendo le sue cose. Raga, non è normale, guardatela. Che caspita sta facendo? Ma cosa sta facendo? Ma perché è così fuori di... no? Perché sta prendendo a fuoco la torre? Guardate, non lo voglio, non lo so, io non so cosa abbia contro la torre adesso. Ma secondo me, ve l'ho detto, secondo me lei è solamente pazza. Perché fa cose senza senso, cioè senza un... tu dici, ma perché lo dovresti fare? Poi vabbè, adesso mi spara pure, non ho capito. Forse perché vuole attenzioni, no? Forse perché vuole che io la guardi. Invece stavolta non la guarderò per niente. No, mi sono bloccato sotto l'acqua. Aiuto! Ok, mi sono scostrato. Cioè... mi sono tolto. Adesso saliamo qua sopra così almeno lei magari ci segue. Ma vediamo se... ma scusatemi, però adesso come ha fatto ad avere questa barca? Prima non c'era da nessuna parte. Non c'era, io ve lo posso garantire. Come ha fatto a spawnare questa barca? Ho visto che si buttava a testa in giù direttamente nella barca. Però mi sa che è morta perché...
Oh mio Dio, raga, è dietro di me! L'ho appena vista! Porca puzzarda! Via, 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 via. Questa qua mi fa fuori, raga. Questa qua mi fa fuori. Oddio, hai razzi. Ok, no, raga, ho paura. Ho paura. Non va bene. Non va bene, fa, è fuori. Via, prendi sto coso prima che ci ammazzi. Allora, vediamo dove caspita vuole andare. Magari prende la sua macchina aliena. O qualche altra macchina. No, 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 ti prego, ti prego. Allora, io ho la god mod dei veicoli, quindi tecnicamente non può farmi niente. Però non so per quale motivo, dannazione, lei ce l'abbia con me. Cioè, alla fine io non è che le sto facendo niente, la sto solo spiando, voglio dire. Vabbè, vediamo un attimo, probabilmente sta per prendere la macchina degli alieni, immagino. Vabbè, io me ne vado. Vedete, raga, ma come ha fatto a prenderla? Ma non è normale. Dove sta andando? Allora... Portiamola via. Tipo, portiamola in carcere. Andiamo al carcere, perché almeno così ce ne andiamo. Magari lei ci segue, andiamo in carcere. Così almeno la incarceriamo. Per fortuna, cioè, speriamo di riuscire a farlo. Dai, veloce. Allora, metterò un po' più di velocità a questa macchina. Scusate, adesso faccio vehicle options. Scusate, vedrete per un attimo un po' male. Però non... Ehi, questo furgone è già rotto. E poi sto vedendo tutto male. Quindi si sposti immediatamente, perché io qua... Madonna, che casino che sta facendo sta qua comunque. Che casino, veramente, non se ne può più. Oh, comunque, raga, io voglio capire come caspita si mette la velocità, perché... Allora, tecnicamente, se io faccio veicolo, quindi opzioni del veicolo, perché io qua non mi ricordo, purtroppo. No, ho messo i neon, ma cosa me ne frega dei neon? Vai! Ah, ok, così, perfetto. Adesso posso mettere un sacco di, tipo, engine, ok, il motore, quello qua. Adesso so che non vedete niente, ma... Tranquilli, adesso vedrete. Così? No, più. Ok, vedete che sto aumentando la velocità. Via! Ok, no, sto anche sbagliando strada, però sono stato scemo. Magari qua si può andare? Più o meno, insomma. Vediamo se andando da questa parte forse riesco a rincrociare l'autostrada. Salta! Perfetto, ce l'ho fatta. Io ce l'ho fatta. Vediamo se lei mi segue. Dove è finita? Ah, eccola, la vedete. Vai! Ok, ce l'ha fatta, perfetto. Andiamo, via, 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 col furgone del super forte, veloce. Raga, io sto andando straveloce adesso con questo furgone del cavolo. Probabilmente lei non riuscirà a seguirmi perché io sono troppo veloce adesso, quindi piano. Se no qua lei veramente mi perde del tutto e io la perdo, quindi non va bene. Però anche lei dovrebbe aumentare, tecnicamente se io vado più veloce, lei dovrebbe aumentare la sua velocità, in teoria. Quindi adesso vado alla prigione, faccio velocissimo, probabilmente lei si teletrasporterà, tipo... Perché fanno così le entità, no? Dei videogiochi si teletrasportano. Andiamo a questa dannata prigione. Tanto, cioè, ci facciamo immediatamente, ci riusciamo. Perché lei vedo che mi sta seguendo, quindi direi che è ottima come cosa. Ecco, però ci picchia. No, sono morto qua. Ritorno un attimo indietrino. Ok, perché devo uscire praticamente dall'autostrada. Aia, sono morto. Vabbè, non ho alcun problema in questo momento. Tranquilli, vediamo un attimo. Ah, eccola qua. Ciao. Era giusto dove stavi andando. Sì, era giusto. Dai. Madonna, questo furgone, perché l'ho preso? Potevo anche far finta di niente e non prenderlo. Raga, è proprio dietro di me. Io ho cambiato auto perché quella là mi si era rotta. Ah, no, ti prego, basta. Vai, veloce. La imprigioniamo, ti prego. Dimmi che la riusciamo ad imprigionare. Dove sono le celle? Magari mi segue fino in cella. Raga, l'ho teletrasportata qua con i comandi. Praticamente lei qua, da qua, non può più uscire perché... praticamente qui, adesso vi faccio vedere bene perché è importante questo aspetto. Vedete, c'è anche la sua auto, ma lei da qui non può uscire da questo posto. Perché qua c'è questo coso, questo posto, che praticamente non si apre, vedete? E quindi lei è bloccata qua con la sua auto del cacchio, che ora rubo anche. Però, vedete, lei adesso è strarrabbiata, sta facendo esplodere tutto. Non so se funzionerà, se basterà tenerla dentro la prigione oppure se servirà a fare qualcos'altro per poterla imprigionare. Però in effetti vedete lei continua a seguirmi. Però tanto da qua io adesso me ne vado, no clippando. Faccio così, vedete, me ne vado qua. Faccio così, ok, e sono fuori raga. E lei però è lì dentro. Cara Dancing Lady, adesso cosa farai quando, ora che sei imprigionata, eh? Chissà se uscirà ancora oppure no. Io vi farò altri video ovviamente se uscirà dalla prigione.